lei comunque non, sì, non recita, non balla, non fa queste cose, però vabbè, non è una presentatrice, però lei, vabbè, non canterà, l'abbiamo sentita, però sa fare qualcosa. Che fa anche qualcosa. No, però qual è il tuo sogno? Fare l'attrice, dillo seriamente. Lei vorrebbe andare in America, vero? Chi ti piace a te? Dai al microfono, non ti vergognare. Chi mi piace? Cosa ti piacerebbe fare? Chi vuoi diventare? Sofia Loren. Sì. Tocca cambiare la capoccia. Come? Rimettere un altro cervello, come fa? Vabbè, Flavia, dai, vieni. Me ne vado. No, guarda che la gente ti vuole bene, ma a parte che è amata, Flavia? È amata, vabbè. E il padre? La madre, facciamo un in bocca al lupo, perché secondo me lei piano piano finirà questo mestiere e troverà qualcos'altro da fare, va bene? Una grande soubrette, una grande attrice, una donna che sa, un'attrice dalla vita in giù. Flavio Vento, dai, una star. Su, non fa l'invidiosa. Flavia Vento, saluta. Flavia Vento. Grazie. Sì, devi andare via, è finito. Adesso quando andiamo nei posti, cara ragazza, noi siamo sempre i migliori. Se pago io non esiste. La fammi pagare, non esiste. Quanto è? 2 piotte. C'è la mezza piotta. Noi siamo... siamo il massimo. Poi appena soffriamo per amore, siamo al telefono. Pronto? Attacca te. No, attacca te. Poi a tuo padre, molto attacca al muro, fio da una mignotta. Che soffriamo per amore. E quanta gente soffre per amore. Adesso siamo arrivati, ragazzi, voi vi rendete conto, voi pensate, c'è stato un periodo che il mondo era legato a una pompa, ma non è volgarità, Clinton, ve la ricordate? Tutto il mondo a parlare di Clinton. Per 15 giorni la televisione non faceva altro, scan watch it on scan warfare, you know what the last issue is Paris, e Clinton, you know what the last issue is Paris. Se stava in Italia la domanda era una: te l'ha fatta sta pompa o non te l'ha fatta? Lei furba si ingoia le prove. E tutti a parlare. Quella è diventata famosa, pensate, per una pompa. È diventata famosa. Tu immagini questa arriva. Ah, famosa. Dove va? Quella alle whisky, lei si atteggia. Io vi dico una cosa. Se qualcuno di voi diventa famoso, io sono uno che lo dice in giro, lo dico, ma... che ne so, se uno... ma vi rende conto a che punto siamo arrivati? E oggi c'è chi soffre. Uno dice, ma pensate, in Germania, in America, hanno il matrimonio a tempo, lo sapevate? Oh, hanno il matrimonio a tempo, tutti sposi, quando non va più, arrivederci e grazie. Invece in Italia, sbaglio maestro? È una cosa che invento io questa? Oh. Rispoli, che cazzo ne so io, signor Bragardi, c'è il matrimonio a tempo, aspetta, confermiamo questa cosa, perché oggi sembra che sia una cretinata, apro un discorso, spiega velocemente sta cosa. Beh, è vero, cioè hai ragione tu, san cazzo. Mi sta a prendere il culo, sembra. Com'è sta cosa del matrimonio a tempo? E quando, cioè, si sono praticamente, quando sono stufati, si lasciano e non se ne parla più, ognuno per conto suo. Maestro, una parola. Bocca per le parole, va bene, vedi? Sì, ma no, io volevo parlare seriamente di questa cosa. Allora, si sposano a tempo, lo sapevate? Lo sapevate? No, scusa. Chi è che sa una cosa? No, perché mo apri un discorso che è finto. Sai qualcosa? C'è qualcuno che ha un pochino di cultura riguardo... Oh, eccola. Su, veloce, vero? Ecco, prego. Ci sono un tot di anni per cui il contratto si rinnova di volta in volta. Il contratto? Aspetta, vieni con me velocemente. Dai, vieni, non per cazzo, muoviti! Non fa perdere tempo, 3 ore. Ecco, fate un applauso, ho trovato una persona. Tu,
velocemente, vai, come ti chiami? Maria Grazia. Prego. Il contratto ha un tot di tempo. Com'è il contratto? Il contratto di matrimonio. Sì, dico, come si fa? Cioè, io ti ci sposiamo, proviamo, dai. Spero di no. Sì, no, pure io. No, fa niente. Puttana. Dai, questo lo taglio. Allora, vuoi che non ti piaccio io? Secondo. Ma tu ragazzo vuole? Ah, ma è più bello di me, sì. Vai. Allora, ti sposi. Com'è il contratto? 2 anni, ogni 10 anni si rinnova. Se va bene, va bene, se no, no. Questo è vero in Germania e in America. In Germania. Credo. No, non lo so. Vi piace a voi sta cosa? Tu ti sposi, facciamo un contratto. Quanto ci vogliamo sposare? 8 anni. No, io una come te me la posso scopare per 12 anni. No, no, allora facciamo così, va. 3 anni. Così, decidono poco si a tavolino, no? No, ci sono, penso, dei lassi di tempo standard. Dei lassi. Di tempo. Ci sono dei lassi. Però pensate che bello, tu ti sposi a tempo, eh? Quando sei stanco non ce la fa più. Perché adesso vi devo dire una cosa che è pesante, ma ve la devo dire. Vabbè, grazie, è vero quello che dici, no? Sì. Confermi, va bene. Tu che lavoro fai? Studio architettura. Architettura. Ancora studi, quanti anni hai? Domenica 25. Ah, mo tu ti aspetti da auguri, sti cazzi, cammina, dai. Dai, facciamo un applauso. Allora. Allora. Allora, mo vi dico, sessualmente, no? Dopo tanti anni che stai con una persona, che gli racconti? Lo so, adesso vi vergognate, che ci guarda questo argomento che ha preso. Dopo 15 anni che stai là. E lui dice, stasera le faccio, ma che cazzo mi fa, che mina morti. Ha finito, vi asciugo mano, va a dormire, vaffanculo, buonanotte. Così. Che gli dico? Sessualmente, piano piano la cosa non è più come le prime volte, o no? Su, non vi vergogna, lo sappiamo dentro noi, va bene, ci siamo capiti. Lo sapete che fanno? Fanno le scenette. C'è sta il marito che prende la moglie. Gli fanno una cosa. Io faccio il camionista e fa vigilanza, mi fa multa e vede il culo. Io so volgare, ma è vero. Ma stasera mangio tutte le vigilanze. Quanto ha fatto? 1.800.000. Pensate allo squallore. E poi c'è gente, io di questi matrimoni, quelli di dove vai, questi che vanno in Brasile, vanno a Cuba, siete mai stati? Eh? Che vanno a sti posti, io dicevo, vado a Brasile perché c'è sta un mare bellissimo, se sta troppo bene in Brasile, c'è sta la gente che allegra, è una cazzata. Tu vai in Brasile come scendi da aereo e fanno benvenuto e tu fai, fai così. Chi va in Brasile ce va per un motivo, chi è stato in Brasile? Eh? Su, alza il braccio, sei stato in Brasile? Non ti vergognare, su. Sei stato in Brasile? Sì, per lavoro. Guarda, mo avrei uno striscione con vaffanculo, così ti arriva. Per lavoro. Allora, aspetta, no, voglio arrivare. E ci stanno ste coppiette fresche che litigano. Perché che succede? Quella meno ipocrita va dalla moglie e dice, te lo dico una cosa. Ci stanno amici miei, vanno in Brasile. Ci posso andare pure io. E la moglie dice, ma che sei deficiente, eh? Ma in cazzo senti? E si litiga e si separano. Qui ci stanno quelli con giacca e cravatta, che sono i padri modello, che vanno dalla moglie e ottengono lo stesso risultato senza litigare, perché entrano e fanno, lasciala verde, va, c'ho 15 anni che sto in ufficio, quando manda uno in Brasile ma ce voglio, lo manda a me, non esiste, e se chiudono in camera e dicono, magari c'è casca, e arriva la moglie, famo una karma. Dai, stai calmo. Lui si alza, vabbè, guarda, ci vado, ma faccio giusto per te, i ragazzini. Allora, basta, è finita la serata, andate via. No, io vorrei chiudere alla grande. Sapete, sto studiando l'inglese, parlate inglese, eh? Ho imparato un po' di frasi. What's this? It's a pen. Cos'è questa? È una penna. Ho comprato la cassetta. What's this? It's table. Cos'è questo? È un tavolo. Ripetere. What's this? It's table. Ripetere. What's this? It's table.
What's this? It's a pen. What's this? It's a pen. Tutta la cassetta così. 15.000 lire. What's this? It's a pen. Sono in Inghilterra, giro con sta cazzo di penna. Dico, mo il primo stronzo, it's a pen, vaffanculo. Così girava. Tu immagina arriva un inglese in Italia e ti chiede, what's this? It's a pen. Ma chi cazzo toglie? Insegnami le parole basi. What's this? It's a... Questo è un tavolo. Viene in inglese, questo è un tavolo. Queste sono le sigarette. Quello dice, sti cazzi, no, così ho studiato a scuola. Allora io ho pensato che siccome è una cosa complicata, uno dovrebbe vivere là, ho inventato un inglese mio e ho scritto una canzone che si chiama We Are The What's, We Are The Change. E volevo come chiusura farla bene, senza che vi vergognate con voi, così facciamo una cosa divertente, va bene? Avete gli accendini? Avete? Me l'hai bloccati, mannaggia. Avete? Ecco, allora, quando faccio così, voi mi fate We are the ones. Fate 1, 2, capriola giù. D'accordo? Voi, 1, 2, 3, 4, batto dietro, avanti, capriola, fermi, d'accordo? Voi giù. Proviamo? We are the ones, we are the change. We are the ones, Jenna wants some bets. You are change. Proviamo insieme? Giù le luci, almeno per una canzone. We judge a night, gentle beat by the words, gentle words, my skin just beats better, chop to me to die, oh, chop this fun with, ho sbagliato, scusa, chop to do one with, vabbè, una parola, su, gentle words, my skin just beats better, pronti? And I mean to answer General I scan to give this matter And you mean to try Pronti, eh? Oh, chop this fan words Jenny Watts You scan just be this matter Yeah, we are We are the words. We are the change. Ragazzi, stiamo registrando. Questa cosa andrà in Italia. We are the... Per fare un po' di We are the words. We are the change. We are the words. Jenna wants and that's. Ok? Cantate col codice fiscale. We just want some that's. We just